Grazie alla collaborazione tra un imprenditore di Marrakech e l'associazione Generazioni Italo-Marocchine di Piacenza, verrà restaurata la scuola pubblica di un comune ai piedi della catena dell'Atlante, danneggiata dal terremoto di settembre. Un lavoro che sarà realizzato grazie a una parte dei 30.000 euro raccolti dall'associazione, cifra a cui ha contribuito Libertà con 8.000 euro. Grazie alle segnalazioni degli oltre 120 commercianti tramite una chat di WhatsApp collegata con la polizia locale, in 6 mesi in centro storico sono stati più di 70 gli interventi a contrasto di fenomeni di spaccio, danneggiamenti, sequestro di merce contraffatta e perfino per recuperare ragazzini che si erano allontanati da casa. Ti rispetto, camminare insieme senza paura, iniziativa organizzata per dire no alla violenza sulle donne, ha unito oltre 250 persone. I proventi della camminata saranno devoluti alla Caritas e ai suoi progetti a sostegno delle donne vittime di violenza. Da 60 anni combatte la lotta per i diritti civili. Amnesty International di Piacenza, per celebrare i primi 6 decenni di attività, ha realizzato una mostra visitabile fino al 10 dicembre a Palazzo Farnese, con le storie di donne e uomini che per il loro impegno a sostegno della libertà e della democrazia hanno subito violenze e processi. Calcio Serie D, vince e convince il Piace di Rossini che di fronte al Brusa Porto, secondo della classe, dilaga per 6-1 e avvicina la vetta. In Serie C cade il Fiorenzuola, sconfitto 2-1 dalla Giana, rossoneri ultimi. Volley Superlega, terza sconfitta consecutiva per la Gasteiz Blue Energy, piegata da Monza dopo una lunga maratona chiusa al tie-break. I ragazzi di Anastasi si fanno rimontare di nuovo. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it. We'll be right back.